L'Assemblea dei soci della Saga, la società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo, ha nominato il nuovo presidente del CDA e Vittorio Catone, 35 anni, nipote dell'ex parlamentare Giampiero, ha trascorso i politici dell'UDC ed ha ricoperto il ruolo di presidente del Consiglio Comunale di Montesilvano e consigliere provinciale per il Popolo delle Libertà prima di avvicinarsi alla Lega. Catone, giornalista pubblicista e proprietario di un noto locale a Pescara, succede a Enrico Paolini, che ha completato il mandato. Cosa fare per far volare ancora più in alto l'aeroporto d'Abruzzo? Beh, già è un termine che mi piace perché non dobbiamo dimenticare ciò che di buono è stato fatto nell'ultimo triennio. Io oggi andrò a sedermi all'interno della Saga con oltre 30 destinazioni che vanno e vengono dalla città di Pescara, per cui un lavoro importante è stato fatto. Da lì bisogna ripartire e parallelamente dobbiamo curare quei lati che sono stati un po' tralasciati negli ultimi tempi. Se posso fare degli esempi, dobbiamo sicuramente fare una rete integrata col servizio del turismo della regione Abruzzo e quindi mettere a conoscenza di tutti i fruitori dell'Abruzzo, specialmente i nostri ospiti, tra virgolette, e metterli a conoscenza di tutte le straordinarie realtà e bellezze che l'intera regione ha. E discorso da non sottovalutare è quello della comunicazione, lasciato un po' in stand-by, che oggi è un settore strategico e di cui mi sento abbastanza responsabile perché provengo da quel mondo. La sua massima ambizione per l'aeroporto d'Abruzzo. Riprendo le parole del presidente Paolini, che aveva l'obiettivo del milione di passeggeri. Non è un obiettivo facile da raggiungere, non è un obiettivo scontato. E è un obiettivo che ci dobbiamo porre, a fine di questa stagione estiva dobbiamo porre le basi per il prossimo triennio, pandemia permettendo, di raggiungere questo straordinario risultato. Ecco, una bella sfida perché c'è la pandemia, ma c'è anche la voglia di ricominciare. Sì, oggi partiamo da una straordinaria base, parliamo di oltre 30 destinazioni, parliamo di tante nazioni raggiunte. Abbiamo la consapevolezza che a breve la pista verrà allungata e quindi possiamo permetterci il lusso anche di andare oltre continente. Dobbiamo essere bravi in quello. Abbiamo tutti i mezzi per poter fare bene, dobbiamo dimostrare di avere le abilità. Se l'aspettava questa designazione. No, devo dire che è una scelta coraggiosa e audace anche da parte del governo regionale e dei partiti che compongono la coalizione. È una scelta chiara sulla scia anche di altre scelte fatte in altri enti, ovvero di una conduzione giovane e dinamica che ha tutto l'entusiasmo di questo mondo. Poi sta a noi, che siamo stati designati e nominati, dimostrare di avere competenze e conoscenze.